tutti voi. In questa puntata parliamo del rischio chimico. Come vedete davanti a me ci sono dei sacchi di calce e di cemento. In edilizia anche i prodotti naturali sono utilizzati con degli additivi che sono prodotti chimici che possono provocare allergie anche significative. Anche negli altri settori l'uso di prodotti chimici è estremamente ampio. Da alcuni anni a livello europeo è stata creata una nuova normativa per quello che riguarda i prodotti chimici e la loro possibilità di commercializzazione. Questo regolamento si chiama REACH e prevede che ogni azienda che vuole vendere un prodotto chimico debba registrarsi presso una banca dati europea e presentare una scheda in cui siano segnalati tutti i possibili rischi per il consumatore. Le novità legate alla problematica REACH sono legate alle classificazioni delle sostanze pericolose nel fornire informazioni più dettagliate e sufficienti per individuare il pericolo delle sostanze chimiche che si impiegano nei luoghi di lavoro. Tutto il sistema potrà reggersi solamente se un adeguato controllo potrà essere coordinato a livello nazionale e venga applicato uniformemente sul territorio. Ma in edilizia quali sono le sostanze chimiche più comunemente usate? Vernici, solventi in genere, additivi per il cemento, additivi per il calcestruzzo, collanti per i pavimenti, collanti per il parquet. Ricordo anche agli hobbisti, nonché a tutti gli esperti del settore, che sono numerose le sostanze chimiche che vengono utilizzate nel settore che presentano diverse pericolosità. Si va dal banale silicone, che è innocuo praticamente, a passare a sostanze molto più pericolose, come può essere il bitume, dalle cui lavorazioni possono nascere sostanze che sono cancerogene. Invece un prodotto normalmente utilizzato nell'edilizia, che è il cemento, tutti ci mettono le mani più prima o meno, è una sostanza che sembra innocua, però è irritante per la pelle, irritante per gli occhi, per le vie respiratorie, nonché sensibilizzante, perché per lungo tempo può provocare una serie di danni all'apparato respiratorio. Vorrei presentarvi il caso di un lavoratore che abbiamo seguito, un lavoratore che da tempo avvertiva un forte prurito alle mani, che aveva delle notevoli escoriazioni anche alle mani. Era un lavoratore che era adibito da lungo tempo alla lavorazione, all'impasto del cemento. Alcune patologie si possono manifestare a carico della pelle proprio per il contatto che la pelle stessa ha con alcune sostanze chimiche, che per cui è fondamentale che quando si lavora con certe sostanze si utilizzino i dispositivi di protezione individuale, i guanti e tutti quegli altri accorgimenti che possono evitare il manifestarsi di patologie. È importante in questi casi farsi riconoscere la malattia professionale, non una malattia generica. Si parla di malattia professionale quando è riconducibile al lavoro, e in questo caso si tratta proprio di una malattia di origine lavorativa. I patronati possono fornire assistenza sia da un punto di vista amministrativo che da un punto di vista medico-legale per il riconoscimento della malattia professionale, per iniziare la pratica e per avere anche il giusto riconoscimento del danno permanente nel caso in cui la patologia dovesse portare ad un'invalidità permanente. Ali di pipistrello, coda di lucertola, lacrime di coccodrillo. Ma sei sicuro che questa sia la scheda di sicurezza del disarmante?
Come per i guanti e le scarpe antinfortunistica, non esiste un guanto antinfortunistico o la scarpa antinfortunistica, ma a seconda delle lavorazioni che si fanno esistono dei modelli con caratteristiche specifiche. Questo vale soprattutto per le maschere, per la protezione delle vie respiratorie, perché hanno diversi gradi di protezione. Ad esempio, questo è un facciale filtrante con protezione dalle polveri di grado 3 e quindi una maschera idonea, ad esempio, per poter lavorare con in ambienti con contaminazione d'amianto. È una maschera che però si utilizza in ambienti molto polverosi, ad esempio il taglio di un cordolo sulla strada. Dopo poco il filtro, che effettivamente è molto protettivo perché deve proteggere dalle polveri fini, mi si intasa e mi crea delle forti difficoltà respiratorie. Quindi in questo caso una maschera con una protezione molto alta diventa difficilmente utilizzabile per una lavorazione dove questa protezione non è richiesta. In questo caso, ad esempio, era sufficiente una maschera con una protezione 1, quindi inferiore rispetto alla 3, però più confortevole da indossare durante le operazioni di taglio con lo smeriglio di un cordolo o di struttura in cemento armato. Uno dei problemi in cantiere è l'abbattimento delle polveri. Ci sono due metodi diversi, insomma, per abbattere queste polveri. Il primo è chiaramente quello di utilizzare mascherine per la protezione delle polveri, l'altro è agire direttamente sui macchinari. Adesso vediamo un esempio, il macchinario usato senza l'aspirapolvere e poi con l'aspirapolvere. Maneggiare sostanze liquide corrosive potrebbe danneggiare mani, occhi e vie respiratorie. Pertanto è indispensabile indossare, oltre ai guanti, idonee mascherine ed occhiali. L'Agenzia Internazionale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per la Ricerca sul Cancro, IARC, ha individuato circa 150 sostanze cancerogene o sospettate di essere cancerogene che vengono usate all'interno degli ambienti di lavoro e per le quali bisogna assolutamente utilizzare tutte le precauzioni. Oggi non sono conosciuti limiti sicuri per le sostanze cancerogene. È certo invece che la probabilità di contrarre un tumore è tanto maggiore quanto maggiore è l'esposizione ad una determinata sostanza. Mi spiego. Se io lavoro per 10 anni assorbendo una determinata dose di sostanza tossica e Ugo invece lavora per un anno solo, io avrò un rischio 10 volte superiore di lui di contrarre qualcosa di davvero poco piacevole. Hai meno di 30 anni e sai usare la telecamera? Il CPTA di Bologna organizza un concorso per giovani videomaker. Crea il tuo video sulla sicurezza sul lavoro e invialo alla sede dell'Istituto Edile in via del Gomito 7 a Bologna entro il 31 marzo 2011. In palio ci sono premi in denaro per i migliori 3 filmati. Per maggiori informazioni visita il sito www.cpta.it. Bene, grazie a tutti voi che siete rimasti in ascolto. Abbiamo parlato del rischio chimico in edilizia ma anche in altri settori. Arrivederci alla prossima puntata.